Buongiorno a tutti i gentili radioascoltatori di Science Web Network, a coloro che sono sintonizzati in questo momento. Siamo in diretta, sono le 11.02, con 2 minuti di ritardo per problemi tecnici qui a Pianeta Oggi TV. Dunque, le prime notizie del mattino, però ecco, vorrei subito mettere in evidenza quali sono le notizie, le news, diciamo, in primo piano, o meglio, gli argomenti. Il primo è la ricorrenza dell'uccisione del giornalista Giuseppe Fava subito dopo che aveva rilasciato una intervista al noto giornalista scomparso Enzo Biagi su Cosa Nostra, dove metteva in evidenza che il problema è anche nel Parlamento. E subito è stato appunto freddato da due personaggi squallidi. E lui era per il giornalismo libero, come attualmente ci sono alcune ecco, testate che noi spesso facciamo anche riferimento. All'epoca anche Fava cercava di portare avanti un giornalismo in questo senso, e denunciando quali sono le vere poi cause di questa cosa nostra che praticamente non si attenua, che non si riesce appunto a E poi l'altra notizia in primo piano invece viene dalla Grecia, perché abbiamo un ridotto veramente all'estremo, non se ne parla purtroppo nei principali telegiornali italiani, queste notizie non vengono, dovrebbero essere in primo piano. Un paese che in Europa con l'euro, che nel 2000 e si trova con la gente ridotta quasi alla fame, non riesce nemmeno più a riscaldarsi durante l'inverno. Ci sono gli anziani che hanno grossi problemi, le persone praticamente rischiano di trovarsi senza casa, perché viene pignorata anche la prima casa, che insomma, la casa è nostra, quindi questo che sia ben chiaro, cioè, cioè noi paghiamo tutti noi qui in Europa, perché ci siamo, alla fine ci sentiamo coinvolti anche noi, paghiamo le tasse e di conseguenza questa è casa nostra, non ce la può togliere nessuno. E quindi la Grecia è in condizioni davvero gravi, davvero tristi nello stesso tempo, non se ne parla per niente in Italia, ripeto, nei principali telegiornali. Noi come testata giornalista indipendente, Pianeta Oggi TV e Science Web Network, cercheremo da oggi in poi di interessarsi sul e per poi via via informarvi su come stanno andando le cose, perché la situazione è davvero seria. Ed ora veniamo a delle notizie, possiamo dire, delle ultime ore, dunque sempre dall'estero, fortissimo maltempo, allerta in Gran Bretagna per le mareggiate sulle coste del nord-est meridionali. Devon disperso un ragazzo di 18 anni colto dal maltempo su un sentiero costiero. L'Agenzia per l'Ambiente ha diramato oltre 100 allarmi per inondazioni, mentre molti fiumi continuano ad essere monitorati. Dopo la pioggia è attesa un'ondata di gelo. Gli abitanti delle zone costiere sono stati consigliati di restare in casa e prepararsi ad allagamenti. Poi in Italia scatta una nuova allerta meteo in Liguria. La Protezione Civile della Liguria, dopo l'aggravarsi delle condizioni meteo, ha proclamato l'allerta 2, massimo livello per la regione, fino alle 18 di oggi, nell'entroterra di Genova, nel Tiguglio e nello Spezzino. Chiuso il ponte della Maddalena fra Lavagna a Chiarari o Chiarari, dove il fiume Entella, salito più un metro, rischia l'esondazione. 40 persone sfollate dalle loro abitazioni a Borghetto Mara, dove preoccupa il livello del fiume Magra, che ha raggiunto il livello di guardia. Veniamo ora alla terra dei fuochi, un altro argomento che a noi ci sta a cuore, che continueremo a monitorare, perché lì la cosa è molto seria, oltre che vergognosa. Dopo la lettera di Napolitano al parco in prima linea della Terra dei Fuochi, appello dell'arcivescovo di Napoli e dei vescovi della Campania alle istituzioni. Fate presto, scrivono, a chi ha autorità per frenare il dilagare, dite
timore e di mali, urgono bonifiche, controlli sanitari, sostegno all'economia. Il disastro ambientale che denunciamo circa un anno fa si è trasformato in un vero dramma umanitario, anche per il tasso di patologie tumorali, spiegano i vescovi, dicendosi pronti ad affiancare tutti gli uomini di buona volontà, interpretando angosce, attese e diritti di chi non riesce a farsi sentire. E qui abbiamo la Chiesa che è scesa in campo. Per concludere, vi vorrei dare lettura di un editoriale, di un articolo di Salvatore Borsellino, scritto praticamente poco prima, a Capodanno, poco prima che finisca il 2013, dal titolo Salvatore Borsellino, 1 gennaio 1992, l'ultima volta che vidi Paolo. Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo ucciso dalla mafia, scrive così: cari amici, come in tutti gli anni da quando abbiamo intrapreso insieme un cammino che è ancora lungo e pieno di ostacoli, sono ancora una volta qui perché tra poco finisce questo difficile anno e ne comincia un altro che forse sarà ancora più difficile di quello passato. In questo momento non posso fare a meno di pensare ad un altro anno che stava per finire e ad un altro anno che stava per cominciare. Era il dicembre 1991 ed aspettavo con ansia a Natale che arrivasse anche il Capodanno, perché la prima volta dopo tanti anni, da quando ero andato via da Palermo nel 1969, lo avrei passato con Paolo. Il mio lavoro, ma soprattutto il suo, ci avevano impedito negli ultimi 22 anni di passare insieme quelle feste che da ragazzi passavamo sempre insieme in famiglia, e ora ci saremmo ritrovati con le nuove famiglie che intanto ciascuno di noi si era formato non più vicino al nostro mare, a Palermo, ma ad Andalo, sulle montagne del Trentino, su quella neve che da ragazzi appunto ci era praticamente sconosciuta. Non sapevo che quella sarebbe stata l'ultima volta che lo avrei visto. Il 2 gennaio, invece di quella gita ad Innsbruck che avevamo programmato insieme, dovette partire per l'ennesima strage di mafia in Sicilia, la strage di Palma di Montechiaro, e non lo rividi più da vivo. Il 1992 fu l'anno delle stragi a Palermo, prima la strage di Capaci dove morì Giovanni e cominciò a morire anche Paolo, e poi la strage di Via D'Amelio dove fecero a pezzi Paolo e i cinque ragazzi che lo difesero fino all'ultimo con il loro corpo: Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo ed Eddie. Per Paolo non solo non c'era il boom jammer o boom jammer per impedire che per attuare la strage potesse essere usato quel telecomando che era stato già usato per attuare le stragi dove furono uccisi Rocco Chinnici e Giovanni Falcone. In Via D'Amelio, per rendere il lavoro più facile agli assassini, non c'era neppure il divieto di sosta, non erano neanche stati ascoltati i poliziotti della scorta che erano andati in delegazione dal capo della polizia per chiedere di poter organizzare loro una scorta degna di questo nome e con mezzi adatti al compito che dovevano svolgere. Non c'erano candele alle finestre messe dalla gente per invocare protezione per un giudice che tutti sapevano sarebbe stato ucciso. Non c'erano lenzuola ai balconi con scritte contro la mafia e lo stato assassino. Non c'era ancora la rabbia che sarebbe scoppiata solo dopo il sangue sparso, dopo l'ennesimo giudice ucciso. C'erano soltanto le lamentele della gente per i divieti di sosta davanti alle case dei magistrati, per il suono delle sirene che disturbava il sonno pomeridiano. C'erano le minacce di provvedimenti disciplinari e i deferimenti al CSM per chi aveva osato accusare chi aveva smembrato e distrutto il pool di Palermo. Pensate, c'erano le accuse di carrierismo sfruttando l'antimafia, c'erano le insinuazioni di chi aveva accusato Giovanni Falcone di essere preparato da solo, di essersi preparato da solo l'attentato alla Daura. Ci vuole il sangue delle stragi per svegliare la coscienza della gente, ci vuole il sangue delle stragi per spingere lo Stato a prendere provvedimenti come i mafiosi messi su aerei militari e portati a Pianosa e all'Asinara, per poi, placata la reazione della coscienza civile e riemersa l'indifferenza dei più,
tornare indietro, chiudere per pretesi motivi naturalistici quei carceri di massima sicurezza e cominciare a pagare le cambiali di quella trattativa che era costata la vita a Paolo Borsellino. Cosa ci dirà stasera il garante di questa trattativa? Cosa ci dirà quel Presidente della Repubblica che ha assicurato il suo interessamento all'indagato Mancino e non ha pronunciato una sola volta il nome del giudice Di Matteo nelle sue generiche ed inutili esternazioni di solidarietà ai magistrati ai quali sono stati indirizzati precise minacce di morte? Ci dirà che andrà a testimoniare al processo sulla trattativa per spiegare a cosa intendeva Lorenz D'Ambrosio quando scriveva prima di morire di avere il vivo timore di essere stato ancora considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi? Lancerà un monitor al ministro degli interni Alfano perché metta in pratica la finora vana promessa di dotare un bombjammer la scorta di Nino Di Matteo e tutti gli altri magistrati in pericolo. In qualità di presidente del CSM, esternerà il suo rammarico perché nella visita di questo organismo a Palermo non sono stati nemmeno convocati questi magistrati? Ci dirà che assicurerà tutto il suo appoggio a questi magistrati che a rischio della propria vita stanno tentando di portare alla luce il peccato originale di una cosiddetta Seconda Repubblica le cui fondamenta sono intrise dal sangue di quelle stragi? Oppure non farà niente di tutto questo e preparerà nel nuovo anno ad esprimere il proprio vivo cordoglio per altri servitori dello Stato uccisi ed a partecipare a nuovi funerali di Stato? Scusatemi, amici, prosegue Salvatore Borsellino, non me la sento stasera di farvi qualsiasi tipo di augurio per un anno che potrebbe essere come quello del 92. E quel 1 gennaio di quell'anno, salutando Paolo che ritornava a Palermo, non sapevo ancora cosa ci avrebbe portato. Adesso so cosa potrebbe portarci il 2014 e allora lasciate che il mio pensiero stasera sia rivolto soltanto a questi magistrati in grave pericolo di vita, alle loro mogli, ai loro figli, alle loro famiglie. A loro va il mio pensiero, tutto l'effetto di tutto è capace nel mio cuore. Per loro continuerò ad alimentare tutta quella rabbia che mi tiene in piedi, per loro, per la giustizia e per la verità, insieme a tutti voi. Continuerò a combattere fino all'ultimo giorno della mia vita. Così dunque Salvatore Borsellino a Capodanno, questo suo articolo editoriale, riflessione. È stata tratta dal sito 19 luglio 1992.com, ripreso poi in un secondo momento da antimafia2000.com e riportato anche, per chi volesse andare a leggere con calma, sul sito nostro della testata giornalistica di Pineta Oggi TV, pinetaoggitv.net. Dunque, questo, così scriveva a Capodanno Salvatore Borsellino. Fa veramente riflettere, lascio naturalmente a tutti voi trarre le più ovvie conclusioni di come siamo messi e naturalmente tutte le varie riflessioni. In conclusione a questa edizione di Ecomondo 2000 vi volevo segnalare editoriale che è presente nella home page di Giulietto Chiesa dal titolo I Forconi e poi stando sempre in tema di antimafia abbiamo un'intervista a Salvatore Borsellino sempre in una edizione di Pineta Oggi Report che appunto trovate ripeto sempre in home page di pinetaoggitv.net ripresa anche poi ripetuta anche dal sito web network perché come sapete siamo in stretta collaborazione. E, oltre a Salvatore Borsellino c'è anche una riflessione del professor Enzo Guidotto, che è il presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso, inteso come problema nazionale. Due parole da parte di Giulietto Chiesa sull'euro e la lira. Sarà un po' di chiarimento. La lira, altri dicono no, è meglio rimanere nell'euro. Ecco, sentiremo anche l'opinione di Giulietto. Vediamo se abbiamo delle notizie importanti dell'ultima ora. No, c'è solo una notizia di politica che non ce ne importa niente, perché siamo veramente saturi
di vedere e di ascoltare emittenti nazionali che fanno altro che essere cioè che parlare in modo infinito di politica, si potrebbero quasi battezzarle con una nuova denominazione, o telenapolitano, o teleletta, o teleberlusconi, o telerenzi adesso, insomma. Lasciamo stare, diamo quindi le notizie che più interessano alla gente di queste nostre reti. È tutto dunque dalla redazione giornalistica di Pineta Oggi Team Online, qui da Venezia. Restituisco la linea a Treviso, Sites Web Network per il proseguo della programmazione musicale. Noi ci sentiamo con le repliche ogni ora. Grazie per la vostra cortese attenzione e buona giornata a voi tutti.